Youssef Malè, ospite della nostra Viola Room di questa settimana, benvenuto. Grazie. Come stai? Bene, bene, grazie. Domenica scorsa il tuo primo gol in A, nella città in cui sei nato, che emozione è stata? È stata un'emozione unica e indimenticabile per me, non me lo sarei mai aspettato proprio a casa mia di segnare il mio primo gol in Serie A. Anche l'esultanza è stata un po' timida, perché non te l'aspettavi? Sì, sia perché non me l'aspettavo, sia perché ero un po' stanco. Ne hai pensato a una diversa per il tuo prossimo gol? In realtà è un'esultanza che faccio sempre da quando sto con la mia ragazza, quindi ha portato bene negli ultimi 2 anni, quindi continuo a farlo. L'ultima volta che abbiamo parlato era a Moena, è passato ormai un po' di tempo, che cosa è cambiato da quel momento? Ma è cambiato che sono passati 4 mesi e sono cresciuto come tutta la squadra e mi sono integrato bene con i miei compagni e stiamo andando bene anche a livello di squadra e quindi questo è cambiato. C'è una bella sinergia nel vostro gruppo, merito del mister e anche del rapporto che siete riusciti a instaurare con tutti voi compagni. Sì, con chi è legato di più a te? Sicuramente è molto merito del mister, e anche noi comunque siamo tutti ragazzi giovani e ci troviamo bene sia in campo che nello spogliatoio e poi lo riportiamo appunto in campo. Ho legato con, come ti avevo detto già a Moena, con Riccardo Saponara, Riccardo Sottil, che lo conoscevo già, Michele Cerofolini. Bene, quindi siete un bel gruppo. Sì. Anche fuori vi vedete oppure? Sì, ogni tanto. Bene, ora che si può, sicuramente si può uscire anche sì, più volentieri con i compagni. Yus, ultima curiosità, sotto il tuo post del tuo gol su Instagram abbiamo visto che Piero Campo, il preparatore atletico, ti ha commentato con una sedia, un letto e un joystick. Cosa vuol dire? Diciamo che non posso dirlo. Non si può dire? Sì, è una cosa nostra. Avete un bel rapporto comunque? Sì, sì, noi abbiamo un bel rapporto con tutti i componenti dello staff. Bene, così. Bene, allora in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. E grazie di essere stati con noi. Grazie a te.